Facciamo il punto sul problema della malnutrizione nelle popolazioni anziane protette con il professor Samir Sukkar, responsabile della struttura semplice dipartimentale di dietetica e nutrizione clinica del Policlinico San Martino di Genova e segretario della SINUC, la Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo. Lo abbiamo incontrato a Genova in occasione del 7º congresso nazionale di questa società scientifica. Professore, dal punto di vista nutrizionale, quali sono le principali problematiche della popolazione anziana ricoverata nelle RSA? Sì, le principali sono fondamentalmente la malnutrizione, la sarcopenia e la disfagia. Sono tre espressioni che portano poi profondamente a un quadro di maggiore fragilità, per cui il paziente deve essere inquadrato dal punto di vista nutrizionale con uno screening, va fatta poi eventualmente lo screening non soltanto della nutrizione, della malnutrizione, ma anche quello della disfagia e della sarcopenia. E a lato di questo, naturalmente, va fatto poi una pianificazione nutrizionale. Questa pianificazione nutrizionale tiene conto fondamentalmente degli strumenti che abbiamo nelle strutture, che sono rappresentati da una parte dalla presenza obbligatoria di un dietetico, che significa una specie di manuale in cui le diete vengono rappresentate, poi dalla nutrizione fortificata con alimenti naturali più ricchi dal punto di vista energetico o proteico, e poi eventualmente dai cosiddetti ONS, che sono degli supplementi orali. A lato di questo, laddove esiste un disturbo della deglutizione, quindi della disfagia, che è molto frequente, che raggiunge in taluni casi fino al 68-70% dei pazienti ricoverati, è necessario sviluppare un percorso con un'alimentazione a consistenza modificata. Questa alimentazione a consistenza modificata va in qualche modo interpretata alla luce della difficoltosa caratteristica dei pazienti nella deglutizione, che viene chiamata appunto disfagia. La terapia soprattutto della disfagia è data dall'alimentazione a consistenza modificata. Questa alimentazione a consistenza modificata può essere fatta in vari modi. Esistono degli aspetti tecnologici differenti che devono essere affrontati in maniera, diciamo, più scientifica attualmente. Quindi bisogna abbandonare i cosiddetti frullati tradizionali, spingendoci verso gli omogeneizzati istantanei, possibilmente, che consentono di avere delle caratteristiche reologiche e tribologiche, che significa la percezione da parte dell'individuo dell'alimento a consistenza modificata. Tutto questo va contestualizzato poi eventualmente poi un altro percorso di tipo terapeutico, che è quello della nutrizione artificiale, che cerchiamo in tutti i modi di evitare, soprattutto per le lunghe degenze. E professore, ci sono dei criteri nutrizionali nell'accreditamento delle strutture protette? Su questo abbiamo lavorato molto, soprattutto in regione Liguria, mentre nelle altre regioni non siamo ancora arrivati a una definizione. Finalmente siamo riusciti a inserire, grazie alle linee di indirizzo sulla nutrizione preventiva, nutrizione clinica e ristorazione, anche i criteri di accreditamento nutrizionali. Li abbiamo chiamati CSM, criteri sanitari minimi, e in regione Liguria, per avere un accreditamento, bisogna identificare tutta una serie di percorsi nutrizionali che vanno dal screening della malnutrizione allo screening della disfagia, all'utilizzo di alimenti a consistenza modificata, all'uso di acqua a consistenza modificata, quindi facilitante la deglutizione, alla necessità di un dietetico scritta da un dietista qualificato, e alla necessità di fare un follow-up dei pazienti durante il ricovero nel tempo, in particolare il controllo del peso e di altre caratteristiche, così come dell'idratazione. Tutto questo è stato sviluppato nel corso dell'anno scorso, e adesso sta sviluppandosi anche dal punto di vista dell'applicazione regolamentatoria a livello della nostra regione, e speriamo anche come traino anche per le altre.